diretta, Marco. Ma è il giro di Nina Simone. Cosa è successo? Ti sei scollegato. Adesso sono collegato, però. Stammi collegato, ecco, perfetto. C'è stato un momento di... C'è stato un attimo di... Quando hai detto Nina Simone, è sparito. Nina Simone. Guarda, si vede stasera... che lei, Nina. Stasera abbiamo un ospitone, ce l'ho fatta finalmente. L'ho tartassato, ce l'abbiamo fatta. Marco, grazie per essere qua. Marco. Ciao, grazie, grazie a te. Stai bene, Marco? Ma, sai, una domanda difficile. Sì, comunque diciamo che sono vivo, ho energia. Ho energia, ho ancora idee, parlo, mi muovo, amo, ho sentimenti. Mangi? Dove? Mangio, ma non è una priorità. Soprattutto scrivo canzoni, scrivo un pezzo al giorno, una canzone al giorno. Sto scrivendo un sacco di cose, libri, sto scrivendo il mio primo romanzo, sto per mixare, terminare... Un disco. Insomma, allora questo è sintomo che probabilmente sto bene. Diciamo che sono stato peggio. Sì. Beh, Marco, tu sicuramente sei un super uomo. Un super uomo. Un po' nicciano. C'è un incontro fra ciuffi stasera. Siamo ciuffati. Sì, ma oggi però, perché oggi si dice super uomo? Si potrebbe anche dire super donna. È vero, naturalmente. No, ma perché... Questo fatto dell'uomo, ormai preferisco dire essere umano piuttosto che uomo, perché sennò vado incontro a questa nuova, diciamo, moralizzata lingua che c'è in questo momento. C'è proprio un problema, no, di lingua, linguistico, dove le parole hanno cambiato forma. Hanno cambiato, cioè la forma è rimasta la stessa, ma hanno cambiato il significato. Il significante è quello che noi conosciamo, però ci sono tante forzature. Io non sono molto amante di questa nuova versione, diciamo, del linguaggio. Non mi trovo d'accordo su molti termini, però vabbè, è una cosa che mi interessa molto, perché fondamentalmente quando uno dice io scrivo, se scrivi canzoni, allora di cosa ti occupi? Di parole. Parole. E le parole sono le cose che sono più importanti per fare le canzoni, però poi uno riflette anche sul fatto che sono le cose più importanti anche se non scrivi le canzoni, cioè le parole sono veramente probabilmente insieme al fatto di essere vivi, cioè al fatto di avere, come dire, una funzionalità meccanica dell'organismo tale per cui possiamo dire di essere al mondo, la seconda delle cose principali è il fatto di parlare, di scrivere, di comunicare, insomma, quindi le parole, no? E allora sto fatto delle parole mi appassiona, mi ossessiona anche. Beh, fa parte un po' del tuo essere, però io prima di cominciare questa diretta vorrei far notare a tutti che mi chiedono tutti, ma come mai anche tu c'hai il ciuffo? Ebbene sì, stasera devo dirlo, l'ho copiato da te. No, è molto diverso il tuo ciuffo. Sì, innanzitutto tu hai i capelli ancora del color del giovane. Non sei imbiancato come me. Sei un po' però io sono brizzolato, eh. Sono brizzolato. Sei brizzolato, altrimenti si dice anche canuto. Canuto da cane. Pastore tedesco. Beh, io c'ho 38 anni, non sono più così giovane. Quanti? Marco, 38. Anch'io li ho avuti una volta, sai? Lo so, circa 13 anni fa. Circa, sì. Ma sai che oggi stavo pazzesco? Allora, io ti devo dire, mi è venuta in mente una scena pazzesca. Eravate venuti con i Blu Vertigo al Buddha, te lo ricordi? Ad Orzi Nuovi? Certo. Sì. Avevo 14 anni, era uscito Zero e ti avevo visto per la prima volta perché io ti ho conosciuto sui banchi di scuola. Musicalmente un mio compagno mi porta una coppia metallo, non metallo, e io dico, bah, che strano. Avevo visto il video di Fuori dal Tempo, avevo 13 anni,
e ho detto, caspita, che galli che sono questi. Quindi io penso che nella vita, siamo visti varie volte, ti ho visto una volta in una discoteca che si chiamava Cadesica, era una discoteca di Brescia, e poi ci siamo visti a Gardone. Sei sempre stato parte della mia vita, anche se non ci siamo mai conosciuti bene. Io penso che persone così bisogna proprio cercarle. Sei stato molto, io sono un batterista, però ti ammiro perché mi hai dato anche la forza tante volte. Mi ricordo quando è uscito Canzoni dell'appartamento, che tra parentesi sono più di 20 anni che è uscito. No, è 20 anni, ha compiuto 20 anni, ecco. Quest'anno. Sai che quest'album mi ha aiutato nei periodi più complessi? Ti rendi conto? No, ti ringrazio di questa cosa, ti ringrazio, mi fa piacere, mi lusinga, mi fa piacere, sono lieto di aver allietato. E il fatto terapeutico della musica è normale, nel senso che non è tanto il potere della musica in sé, ma è il tuo rapporto con quella musica, no? È quello che tu dai a quella musica, non è quello che lei ti dà, quello che tu conferisci alla musica, il valore, il potere che tu dai a quella musica è quello che in realtà è taumaturgico, è il potere che tu stai autorizzando. In fondo, l'amore non è altro che questo. Quando tu ti innamori, sei tu che stai dando un valore a qualcuno, e per via di questo valore che tu conferisci, di conseguenza provi un sentimento che è rigenerante, che è energizzante, che è vitalizzante, che è creatore, come quello dell'amore, no? Sentimento d'amore. Ma dipende da te, per cui io ti ringrazio di questo. Però è un tuo merito, non è mio. Sì, no, attenzione. C'è il merito anche di un musicista che conosce bene le strutture. No, io sto parlando del potere curativo. Sì, sì, potere... è ecco. Però tu lo trasferisci, Marco. Tu sei stato in grado, c'è un brano su Canzoni dell'appartamento che si chiama Me e Canzone per Natale, che è stato veramente terapeutico, perché poi ti avevo anche visto dal vivo a Lumezzane, Teatro Odeon, e ho ancora il biglietto con l'autore. Per me quell'album è stato il tuo punto di partenza di una nuova vita, però Marco, come mai non è stato ristampato magari con qualche demo? Ci sono allora, delle demo dell'album? Ti posso dire ti racconto un po' la vicenda di questo album in quest'anno, certo. Perché, essendo ormai quasi concluso il 2023, che è l'anno che vede appunto è il ventennio dall'uscita, certo. Io ovviamente ho fatto molto lavoro di riesumazione e in previsione di fare un'operazione discografica consistente, che è la versione moderna che avrei voluto pubblicare quest'anno di questo album come un doppio. In un disco rimasterizzare l'originale così com'è, però semplicemente rimasterizzato. Okay. Nell'altro mettere tutti i pezzi riarrangiati oggi da me e cantati con degli ospiti. E l'ho realizzato. Ce l'ho. Poi anche 3 inediti dell'epoca, cioè pezzi che avevamo fatto con la stessa produzione, che poi però in ultimo non sono stati inclusi, per cui hanno il sound di quell'album e sono stati scritti e cantati, realizzati proprio in quel momento, per cui sono perfettamente coerenti. Furono esclusi per delle ragioni così anche di tempo, di valutazione, di equilibri, ma in realtà sono delle canzoni perfettamente iscrivibili dentro il concept delle canzoni dell'appartamento, che è un concept album. Quindi questa cosa, ovviamente essendo l'album proprio un master che appartiene alla Sony, perché fu distribuito e
pubblicato dalla Sony. Ovviamente ho chiesto alla Sony di poter fare questa operazione. Non hanno voluto, non l'hanno fatta, non gliene fregato nulla, non gli importa nulla di fare questa cosa perché non gliene frega nulla. In compenso, senza dirmi nulla, hanno ripubblicato semplicemente l'album con una copertina finto 45 giri, no? Grande così, con dentro un CD anziché un 45, con addirittura meno parti grafiche, quando invece io avevo preparato tutte le parti grafiche molto in sovrabbondanza, perché con tutte le foto alternative, tutto il discorso delle fotografie che abbiamo fatto per tirarne fuori quelle, però c'ho tutte le altre, no? Quindi io avrei arricchito, non avrei tolto. Per cui già che hanno fatto questa cosa senza avvertirmi e senza consultarmi, facendola in modo molto, come dire, d'ufficio, in modo assolutamente freddo e completamente senza la partecipazione, la collaborazione dell'autore, l'hanno fatto anche togliendo anziché aggiungendo, per cui che senso ha? E purtroppo è stata bruciata questa cosa e non riuscirò a fare questa bellissima operazione, che era un'edizione completamente interessante per chi ha amato quel disco, poter avere la possibilità di ascoltare, ad esempio, Non arrossire nella versione prodotta da Franco Battiato, che è completamente diversa da quella che ho messo nell'album, poter ascoltare gli inediti, per esempio il pezzo che io avevo scritto come apertura del disco dell'appartamento, poi non l'avevo, uno strumentale che poi non ho inserito, oppure Sonno Sonno, che è una canzone che ho scritto ai tempi del, prima ancora dei Blu Vertigo, ai tempi proprio in cui stavo per concepire il progetto Blu Vertigo, quindi nel 91, avevo scritto Sonno Sonno, e Sonno Sonno è una canzone che ogni volta che io ho fatto una produzione discografica ho, diciamo, inserito nei brani, nella scaletta degli album. Quindi in tutti gli album che io ho fatto esiste una versione di Sonno Sonno. La versione di Sonno Sonno, che poi è un pezzo che non ho mai pubblicato, la versione di Sonno Sonno delle canzoni dell'appartamento era strepitosa. Perché non l'ho inserita? Perché è un pezzo che io, appunto, è talmente importante per me, quasi ho pudore a pubblicarlo. Però è uno dei pezzi più belli che ho scritto nella mia vita. È per quello che io ogni volta che faccio un album dico: ok, prendo Sonno Sonno e la vesto, l'arrangio come tutte le altre di quel disco, per cui con una coerenza stilistica, con una anche costruzione dell'armonia e del suono molto interessante nel momento in cui tu prendi le versioni e le confronti. Certo. Perché così è bello. Viene fuori proprio l'anima di quel disco, come se Sonno Sonno fosse un punto di riferimento, un punto fisso, e tutto quello che c'è intorno cambia. E tu la figura e lo sfondo, in questo modo, riesci a distinguerle bene, perché io ti do sempre la stessa figura cambiando lo sfondo. Quindi l'avrei pubblicata invece nel disco che volevo fare di celebrazione, diciamo, del ventennale di Canzoni d'Appartamento, con Sonno Sonno, che era pazzesca. Poi ci sarebbe stato dentro Chi, che era il brano che poi ho fatto fare agli Aram Quartet nella prima edizione di X Factor, che avevano vinto e hanno fatto quella canzone lì, che però io avevo registrato ai tempi dell'appartamento. E siccome aveva un suono troppo estremo, troppo acido, faceva, diciamo, pestava i piedi a Heaven in My Cocktail. Allora ho scelto di mettere Heaven in My Cocktail e di tenere fuori Chi. Ma anche lì la canzone era stata conclusa ed è bellissima, almeno piace molto, perché a me piace sentire proprio quelle sonorità. Poi ci sono delle improvvisazioni che facevo al pianoforte proprio ai tempi in cui scrivevo Altrove e le altre, ad esempio Italian Violence, la prima volta che l'ho fatta ascoltare al produttore Roberto Colombo, che veniva al pomeriggio a casa mia, tranquillissimi, nella pace pomeridiana, e io gli facevo ascoltare i brani che avevo scritto e lui sceglieva se metterli nell'album oppure mi diceva: guarda, magari questo gli manca un ritornello. Cioè ci si confrontava sul lavoro mentre costruivamo l'album dell'appartamento, e io avevo registrato tutte queste nostre sessioni e alcune le avevo proprio costruite in modo tale da
da pubblicarle in questa occasione, e c'era la versione di Italian Songbook, che era di Italian Violence, che era bellissima, perché era la prima volta che io la cantavo e la prima volta che lui l'ascoltava. Per cui gli ho detto: guarda, non garantisco niente, ho acceso il registratore e ho fatto per la prima volta questa canzone, ed è bellissimo sentire, come dire, la purezza e l'approccio, come se fossi in punta di piedi, no? A suonare un brano che è la prima volta assoluta che io l'avevo concepito nella mia testa, ma non l'avevo mai suonato e cantato. Per cui, ecco, tutte queste io considero delle chicche molto belle, e la casa discografica si è dimostrata assolutamente inadeguata, come se non fosse una casa discografica, perché una casa discografica si deve occupare proprio di questo. Cioè, non ci sarebbe stato interlocutore migliore. La casa discografica che possiede il master di questo album se ne è sbattuta le scatole completamente. È una cosa vergognosa. È una cosa... È triste. Molto. Perché Marco, poi mi scrivono in parte, ho una chat, Giosuè Fabian, che saluto, deve essere un iscritto, che mi dice: per i collezionisti sarebbe stato un must have. Poi sarebbe stato bellissimo. Fare una limited edition, i vinili anche colorati. Sì, ma guarda, non sono interessati a questo tipo di cose, ma sai perché? Perché non sono assolutamente interessati alla musica. Non ci sono cacchi. Cioè, questo è lasciare nel dimenticatoio così un disco... Ma no, ma non puoi. Perché poi nel 2003, quando è uscito, me lo ricordo che lo andrei a comprare alla Ricordo. Oh, ragazzi, è un disco che ha fatto altro che il disco d'oro. Ha venduto 400.000 copie, mica una cazzata. Cioè. Ma poi Marco, poi dentro aveva anche la cover di If dei Pink Floyd fatta da te, che era bellissima. Che era bella. Sì. Ma poi aveva dentro, ad esempio, a parte Canzoni per Natale, aveva dentro un sacco di argomento, di contenuto, perché è un concept album, e tutto il lavoro che c'era dietro per costruire quel concept, quindi delle sonorità, ad esempio, dell'appartamento, io suonavo i suoni della casa, ho campionato tante cose, ambientale, il suono dei microfoni, il suono notturno, quando casa... Ti voglio leggere una cosa. Vai. Comunque, quando si... quell'appartamento lì era frequentato... Ma che casa era quella? Ma che casa via Sismondi, via Sismondi numero 3 Milano. Ma era dei tuoi genitori? Era di No, quello l'avevo affittato. Per... Adesso tu lo sai. Vai. Comunque di notte passavano l'aeroporto di mare. Io molte volte stavo nelle mie stanze a fare i cazzi miei. Cioè, la gente usciva da casa, era una festa continua. E praticamente io registravo anche lì di notte, no? E poi certe cose le ho tenute, perché mettevo un microfono che avevo comprato sotto da un rigattiere, da uno, una specie di che vedeva di tutto. Robby vecchi, sì, Robby vecchi. Da cui avevo comprato il pianoforte di The Baby, quel piano lì. Poi avevo preso un microfono piatto, rotondo, che sembrava tipo una cimice, no? E l'avevo attaccato al televisore. Così io registravo il televisore che mandava i programmi notturni, le lezioni che facevano su Rai 3, Consorzio Nettuno, di notte, delle lezioni in televisione di filosofia. Infatti, quello che io avevo tenuto era il professor Giulio Giorello, che faceva una lezione su Einstein, filosofia della scienza, che io ho riascoltato non so quante volte, registrata sul mini disc, proprio da quel microfonino lì. È da lì che viene fuori un sacco di materiale del disco, e io qua volevo proprio pubblicare quella registrazione lì di Giorello che dice quelle robe. Niente, cioè, guarda, è una sofferenza, io ti potrei dire quante cose che ci sarebbero state in questo cofanetto, non solo per i collezionisti, ma anche per, voglio dire, per semplici amanti di musica. Aspetta che ti leggo questa cosa. Vai, vai, prendi pure. Allora, ti leggo questa cosa perché è proprio un racconto su questo appartamento. Su questo appartamento. Vai. Vediamo. Anno 2001,
io ero rimasto solo nell'appartamento di Milano al terzo piano di via Sismondi numero 3, che avevano preso in affitto, che avevamo preso in affitto io e la donna che aveva in grembo la mia primogenita. L'appartamento aveva una bella luce, un soggiorno spazioso, dove per prima cosa avevo portato il pianoforte, che nell'ampio locale vuoto, con il pavimento in legno chiaro, stava molto bene, soprattutto nelle ore del primo e tardo pomeriggio, in cui il sole riusciva a irradiare in modo diretto, con fasci gentili ma decisi e allungati, che riempivano di riflessioni l'ambiente dorato, anche grazie al bianco delle pareti nude, di quel parallelepipedo signorile e ospitale che noi avevamo preso per radicarci quella famiglia giovane, romantica, così gravida di futuro imminente, piena di stupore e di reciproca ammirazione. Il momento capita a chiunque, prima o poi nella vita. Sono giorni che si imprimono nel cuore, indelebili e struggenti. La casa era pronta, ora mancava il parto e poi tutto sarebbe incominciato, ma tutto cosa? Tutto il sogno, ma di chi? Pensavo di entrambi e invece era soltanto il mio. Ma allora non me ne rendevo conto. Per questo mi uccise quell'abbandono impietoso, quell'improvviso tuffo nel vuoto solitario di quell'appartamento. Dopo essere stato sdraiato su quel parquet per 3 giorni e 3 notti, immobile, paralizzato, sconvolto, senza mangiare, bere, senza quasi respirare, avevo capito che l'unico modo di vivere, emergendo da quella disperazione, era fare 2 cose. Riempire la casa di strumenti musicali. Così ogni stanza non avrebbe più sofferto dell'assenza, ma gioito della musica. E l'altra cosa era riempire quella casa di gente amica e intelligente, che sapesse anche suonare gli strumenti. E così fu. E la musica realizzata in quella casa fu pubblicata con il nome di Canzoni dell'appartamento. Ed era il mio primo disco solista, fotografia di un abbandono, trasformato in una festa e in un grande abbraccio umano. Per alcuni mesi, sia di notte che di giorno, passavano in continuazione persone che in un modo o nell'altro avevano a che fare con la musica perché o musicisti, oppure con l'arte perché pittori, fotografi, registi, parolieri, poeti, cantanti lirici, direttori d'orchestra, rockstar, chef, romanzieri, oppure addetti ai lavori, autori televisivi, direttori di rete, giornalisti, figli di attori, filosofi, rock and roll band, stilisti, fashion designer. Credo che in quel periodo quel luogo somigliasse molto alla Factory di Andy Warhol. Io me ne stavo al pianoforte o in una delle camere, che in totale erano 5, a scrivere o a registrare, ed era sempre tutto messo in registrazione. Microfoni ovunque, registratori sempre costantemente in rack. C'era un microfono piccolissimo, quasi invisibile, di quelli che somigliano più alle cimici dei film di spionaggio, che io avevo assegnato al televisore nel soggiorno e registrava quello che la televisione trasmetteva. Poi c'erano microfoni sui balconi per registrare contemporaneamente anche tutti gli eventi sonori che avvenivano all'esterno dell'appartamento. Nei momenti in cui c'era più calma, che fossero diurni o notturni, ogni tanto capitavano delle ore in cui rimanevo da solo o con poche persone, e allora riascoltavo le registrazioni e catalogavo le cose che poi avrei utilizzato per l'album. E quando ho ascoltato il materiale del televisore, lì arriva Giulio Giorello, il professore che insegnava filosofia della scienza alle 3 del mattino su Rai 3, in un programma che si chiamava Consorzio Nettuno, cioè un corso di laurea a distanza. Chissà perché, con tutte quelle ore di registrazioni, di voci, di canzoni, di situazioni divertenti, situazioni di dialoghi, cose random che capitavano, sorprendenti e assurde, ciò che più mi affascinava e carpiva la mia attenzione erano le lezioni di Giulio Giorello. E quando mi imbattei nella lezione sull'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo, allora quel passaggio diventò una mia canzone, che però andò nell'album
successivo, nel 2006, e si chiama La Verità. Il mio Giorello è un or brillato in tenebre che il catodo fornì all'allor passato mio dimenticato e senza un grande ed affettuoso Dio, anzi trascurato nelle zone più eversive di uno stato mio, di abbandonato anelito, di superare tutto col segreto mantenuto tra il più dolce sogno realizzato e un divano striminzito, scomodo quanto bastava alla sola mia solitudine beata. E quell'or del pensator è in fondo quello che appartiene a un professor che sta nel lavor dell'orator, che informa, informa, insegnator, ispirator, insomma esattamente quel motor che di cultura è promotor, or, ed era ora, ora che si svelasse, or, or, parola. Molto seria, fonda, gigantesca, temuta, tuonante, autoritaria ma pietosa e moralmente eccelsa, coraggiosa, eroica, nobile, funzionante, la parola culturale che fa la gola alle signore e che fa l'orrore ai cattivoni, vilipesa, omessa da color che nonostante godano i privilegi che essa attiva, la negano in limitar di rifulgente e naturale sua espansione. Allora inizia ad essere più chiaro il perché di quel chiarore come d'or che brillanteggia or dentro al pronunciare un nome di colui che non sapeva cosa farsene di un mero nominare un nome, senza sapere a cosa si dovesse attribuire quel sapere connesso, quel nome, da saper nominare soltanto per dar nome ad un saper e neanche a un volto. 2020 è il lockdown. Roberta, la compagna di Giulio Giorello, mi sta cercando. Da un po' di tempo riusciamo a parlare al telefono, è una scrittrice, una professoressa di letteratura. Ovviamente per condividere la vita con una persona colta come il professor Giulio Giorello è necessario un grande livello culturale. Infatti il motivo della sua telefonata è un consiglio di ascolto. Mi consiglia un autore giovane, un cantautore che non conosco. La cosa mi sorprende e le canzoni che ascolto sono veramente molto originali, interessanti, non banali, profonde. Dopo un po' mi rivelerà che si tratta di suo figlio. Sullo sfondo di quella scoperta piacevole c'era una notizia triste. Giulio Giorello si era ammalato di Covid. Era ricoverato. Ho iniziato a tenermi informato sulle sue condizioni. Era migliorato, era tornato, era stanco, era peggiorato, era sfinito. Aveva capito. Stava morendo. Ha voluto fare la cosa che più desiderava perché avrebbe lasciato il mondo in quella luce. L'ultima luce della sua vita. 4 giorni prima di morire ha voluto sposare Roberta. Perché la cosa più importante era assicurarsi che risuonasse la parola definitiva, quella della sua voce. La voce del cuore, e come Shakespeare ci ha insegnato, quel che fai e dici nell'istante della morte sarà la tua eternità, e il fotogramma poster, così per tutti e per la tua anima, se lui si è fatto ritrarre mentre stava pronunciando queste parole, ti amo. Ah, con sofferenza di stile, in un qualche modo entrambi ci mostrano come avesse ragione il buon vecchio Immanuele Kant quando diceva: il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me. Giulio Giorello, su se stesso, è l'autore. Beh, Marco, è stato un personaggio importante. Se ti ha toccato così tanto, vuol dire che... Ma mi veramente... ha toccato l'appartamento, quello che c'è dentro, tutto quello vabbè, che... Aspetta, Marco, tutta la connessione con la mia vita. Marco, lì io non voglio toccare certi punti tuoi privati, però ti capisco, so cosa vuol dire. La sofferenza so cosa vuol dire, perché
Quando sono queste cose qua, perché poi sei stato molto toccato tutta questa cosa, e ti dico, quello che ho, in quel periodo avevo 18 anni e mi ero innamorato di una ragazza, e non era purtroppo corrisposto questo amore, quando poi mi sono reso conto che avevo perso nulla, e poi ho incontrato la donna della mia vita, che è la mamma dei miei figli, e gli ho dedicato un'altra tua canzone, che è Non arrossire. Ti dico che è terapeutico questo processo che si fa. Io adesso sono in un periodo, poi ti volevo anche chiedere, andando anche al di là della musica, io sto leggendo Jung. Ti piace Jung? Ti piace? Sì, mi piace anche Freud, però molto diverso da Jung. Io preferisco Jung. Sì, ma la psicanalisi è bella. Molto. Soprattutto in un mondo così superficiale, è una materia che approfondisce, che entra dentro, nel fondo. Almeno desidera farlo, è una cosa preziosa. E invece Marco, una domanda che forse non ti hanno mai fatto, però tu forse avrai già risposto anche. Quando eri piccolo, che so che tu smanettavi già con la Bontempi, facevi tutto quello, qual è stato il primo brano che ti ha folgorato, Marco, quando eri piccolo? Allora, a me piacevano un gruppo rock and roll italiano che si chiamavano Kim and the Cadillacs. Ah, sì. Sì, sono stati il mio prima passione musicale, perché ero molto piccolo, no? Ho avuto 5-6 anni, ma mi ero molto, molto affezionato a questo gruppo, perché in realtà il rock and roll era la musica che mi piaceva. E contemporaneamente, ovviamente, avevo sviluppato amore per cose che mio papà ascoltava, che erano Little Richards e poi Elvis Presley. E infatti il rock and roll, anche il doo-wop, genere contemporaneo al rock and roll, ancora diciamo un po' più connesso al jazz, allo swing, però il doo-wop anche mi piaceva. Avevo dei dischi di compilation di doo-wop, mentre i Platters anche, ma i Kim and the Cadillacs erano italiani, per cui era un po' una versione italiana di però siamo negli anni 80, il rock and roll originale degli anni 50, Little Richards, Elvis Presley, ecco, erano un po' anacronistici. Poi dopo, crescendo, mi sono accorto che non erano un gruppo in realtà particolarmente valido, non erano autori, facevano cover, cioè era nel senso che... Certo. Però, ecco, da bambino mi folgorò quello. Poi mi folgorò Music di John Miles. Ok. Ma poi dopo Music invece, Marco, eh? Scusami se ti interrompo, hai avuto anche la fortuna di avere... due genitori che il tuo babbo era molto preparato musicalmente. Ma sì, ma anche mia mamma, per esempio, aveva un gusto... Appunto, che tua mamma molto disse... Molto interessante, perché mia mamma diceva sempre, io non sono una di quelle che ascolta Gianni Morandi. Dicendo così, voleva un po' sintetizzare il fatto che già, voglio dire, si era resa conto che l'Italia comunque avesse un'arretratezza, no? Una certa arretratezza, una certa involuzione dal punto di vista della novità, anche della audacia musicale. Perché se volevi ascoltare delle musiche forti, delle musiche inventive, delle musiche molto emozionanti, dovevi per forza attingere da musiche che non erano italiane. Perché gli italiani sono fermi al sentimentalismo sdolcinato e basta. Cioè non avevano nessun... Poi, chiaramente... approfondendo, c'erano anche cose che invece italiane piacevano molto ai miei genitori, ad esempio De André, sì, ecco. Battiato, De Gregori, Guccini, Bennato, erano dischi che c'erano, ovviamente. Ma io, essendo bambino, non avevo percezione di questo tipo di cose, però ho avuto la fortuna appunto di comunque assorbire uno standard musicale, non tanto una competenza specifica, ma uno standard, e questo standard è di livello alto, come dire, la casa di tutti ha l'arredamento, le sedie, il tavolo, l'armadio, la cucina, la credenza, sono cose che uno dà per scontato nel momento in cui abita una casa. È ovvio che una casa sia corredata dagli arredamenti, che siano poi di un designer o che siano semplicemente così, oppure sia di un artigiano,
o siano brutti, siano vecchi, siano ereditati, siano delle opere d'arte, questo è un altro discorso, ma comunque ci sono. Allora, la musica e gli strumenti sono sempre stati come l'arredamento per me, quindi normale che ci fosse l'ascolto, ad esempio, no? Pomeridiano della musica. Cioè, finito pranzo, noi ci mettiamo ad ascoltare un disco, ma tutta la famiglia, come se fosse una roba normale. Mia mamma che suonava, si diceva, oggi suono Beethoven, suono minuetto di Boccherini, oppure suonava l'operetta, la Vedova Allegra, suonava Bach, cioè, oppure suonava anche le colonne sonore americane, Harry Mancini, la Pantera Rosa, oppure suonava, certo, suonava la Stangata di Scott Joplin, musica standard di pianoforte, quindi sono cresciuto con una naturalezza della musica, con una naturalezza organica della musica, non come una cosa eccezionale, ma come un irrinunciabile componente dell'esistere, dell'abitare, del vivere, dell'essere famiglia, dello scambio, della relazione. La musica parte integrante, non della festa. Non è che la musica è quella cosa wow, no. Non dici wow quando vedi un piatto fondo, perché è normale che ci siano i piatti fondi, non è wow. Poi è chiaro, è wow se magari è un bellissimo piatto dipinto a mano, però la musica, io vedo che per le persone invece rappresenta questa cosa strana, perché nella vita sono spogli. Il tema è questo, la vita, quella vita spoglia che io scongiuro, in realtà mi sta divorando. Perché in questo paese questa nudità della musica è all'ordine del giorno. Questo nostro è un paese senza musica. Quindi è un paese di conseguenza senza cultura della musica, ma è molto più grave. Non è una questione di conoscenza specifica o una questione di approfondimento, è proprio una questione organica. Cioè qui la musica non fa parte dell'organismo. È un problema. Non fa parte dell'organismo perché non è a scuola, non fa parte dell'organismo perché vedi come fanno le case discografiche, sono completamente lontane dalla musica, la televisione è lontana dalla musica, la gente è lontana dalla musica, la legge è lontana dalla musica, la politica è lontana dalla musica, tutto lontanissimo dalla musica. Noi viviamo la musica come siamo, no, come dire, dei privilegiati, quelli che fanno musica. Sono dei privilegiati. Io passo per essere uno colto, ma non sono colto. Io non ho manco una laurea. Io sono una persona normale. Eppure in Italia faccio la parte del mega intellettuale perché so quattro cose di musica. Cioè, ma pensa a te come siamo ridotti, dico. Marco, tu sei così perché giustamente anch'io non ho una laurea, non l'ho finita, non mi interessa, ma anch'io sono cresciuto in un ambito in cui la musica facente parte sempre della mia vita, ma adesso che con i miei bambini fa parte della... Cioè, non è come tu l'effetto wow, perché un'altra cosa che mi ha colpito nel leggere i tuoi libri, la frase della tua mamma, quando vide per la prima volta Bowie in televisione, mi piace perché ha le labbra fini, quindi vuol dire che è matto. E quindi è un genio. È un genio tua madre. È un genio tua madre. Sì, lo so, mia madre è un genio. Ma anche tua sorella che l'ho intervistata, cioè Roberta, una persona squisita. Roberta è un genio che tua sorella. Cioè. Ma vedi, noi abbiamo avuto sempre una grande vivacità per via di mia mamma. Mia mamma è una persona molto vivace, molto polemica, molto polemica. Io tutto la mia polemos l'ho presa proprio da lei. Una polemista pazzesca, mia mamma. Tant'è vero che almeno... mamma? Ma che lavoro faceva la tua mamma? Era l'insegnante elementare. Ecco, infatti. Mio padre è il falegname. Certo, mio padre era un taciturno. Sì, ma però tuo padre era un grande, perché in un'intervista
Cacchio, hai raccontato che hai imparato da lui a giocare con il vestito. Era un Sì, ma ho uomo. imparato da lui tante cose. Io da mio padre ho imparato i vestiti. Chi è? C'è la tua bimba? No, i vestiti. Tutti i miei vestiti. Ah, ok, no, ho detto. Ho imparato l'arte del vestito. Poi ho imparato a montare i film con la moviola. Mio padre aveva la passione della cinepresa Super 8, si faceva tanti film, aveva anche la passione per i nastri. Nel tinello di casa aprivamo, anziché esserci piatti e bicchieri, c'era un registratore a bobine, Revox. Revox a bobine a 2 tracce, quarto di e mezzo pollice, e si ascoltava con quello lì la musica del Dixieland, il jazz, Benny Goodman, Glenn Certo. Miller, Miller. cose che poi ho imparato anche a suonare perché grazie a quella memoria. E poi l'altra cosa, la terza cosa che ho imparato da mio padre è a costruire dei piccoli mobili, perché andavo in officina da lui, dove lui costruiva i divani e faceva falegname, e io prendevo i pezzi di legno e facevo in scala da bambino le stesse cose, no? Quindi però con gli strumenti enormi, tipo la sega elettrica, enormi, pericolosissimi, che avevo imparato subito ad usare, a maneggiare questi strumenti pericolosissimi per una persona, perché solo avvicinarsi rischi di che ti tagli la mano, cose del genere. Io ero molto, molto preciso, molto bravo invece. Andavo lì da solo, accendevo la pialla, accendevo la sega elettrica, cioè delle cose che erano enormi, con cui si facevano proprio, si plasmava il legno, no? Certo. E io facevo dei divani grandi così, dei divanetti così, con la stoffa, tutti inchiodati, tutti uguali, come li faceva lui. Molte volte poi dopo, quando sono diventato bravo a fare i miei divanetti, mio padre li usava come modello, per Certo, per i farli vedere clienti. ai clienti. Diceva, abbiamo questo, e usava i miei modellini. Per cui mi ero intrippato, ecco, mio padre mi ha fatto imparare queste 3 cose. Poi però mi ha Poi fatto va già. imparare. Eh? Ma poi era grande perché tu racconti che si vestiva anche da paninaro, cioè Sì, era da paninaro, figo, era perché vabbè, figo. mio padre è morto a 48 anni, io adesso ce n'ho 50. Io lo vedevo come un vecchio, no? Come uno grande così, però adesso pensare che poverino era più piccolo di me quando si è tolto la vita. Vabbè, però penso che sia lui, anche se non c'è più, io penso che la gente che ci ha voluto bene ci sia sempre vicino, Marco. Io penso questo. Penso No, questo, che appunto Marco. la nostra famiglia ha avuto questa, sempre Sì. questa gioia che poi improvvisamente E si è si è ribaltata. trasformata in una tragedia. E abbiamo, grazie a quell'energia che ci ha La dato anche la forza. musica, Certo. abbiamo, diciamo, trasformato una situazione drammatica in una fortuna. Cioè, Svantaggio in vantaggio. sì, in un qualcosa di filosofico, Ma tu perché quanti anni avevi? Quanti anni avevi, Marco? 16? A 15, sì, 15. 15. Diciamo, sì, vabbè. Sì, perché in Oh. una esperienza del genere sorgono tantissime domande e si cresce in fretta, perché Ah, sicuramente che sì. mi sono trovato a Subito 15 anni lavorare. ad avere, come dire, la testa di uno di 30. A 15 anni, perché è violentissima questa è una crescita violenta, no? Però di fatto io poi a 16 anni avevo già tradotto tutti i testi dei Pink Floyd e dei Velvet Underground in italiano, Perché facevi piano bar, sì, ho cominciato a già facevi lavorare, piano io bar. ho lavorato, intanto studiavo, andavo avanti al liceo, però il mio primo disco l'ho fatto a 16 anni. Quello dei Golden Age? Sì. Perché ero Ma non già, ci sentiva mai ho fatto con l'album? proprio un'accelerata, questa ha riempito tutto questo vuoto con Certo. un grande impegno. E poi appunto lavoravo perché c'era bisogno di mantenere la mia famiglia, perché a casa non c'erano più soldi, ma soprattutto perché mio padre aveva lasciato dei debiti. E quindi dovevamo risolvere questo. Quindi io e mia sorella andavamo a studiare al liceo con una bicicletta, la portavo a scuola. Andavamo nella stessa scuola, lei è un anno più grande di me, al liceo classico, tutte le mattine. Io poi dopo mi addormentavo
addormentavo in classe perché la notte io ero tornato alle 5 perché facevo il piano bar, però siamo riusciti a pagare la casa. Sono riuscito a dare tutti i soldi in famiglia che servivano, che ho mantenuto una famiglia a 15 anni. Cioè, quindi la gente che oggi mi insulta pensando, dicendomi pagliaccio, cose del genere, loro non si rendono conto, non si rendono conto di che cosa significa fare fatica e soprattutto guadagnarsi il pane con il talento, con l'arte, con lo spettacolo. Ecco perché poi oggi magari io posso insegnare anche a questi ragazzi, no, X Factor, come si fa certe cose, perché io conosco il segreto, la ricetta per sbarcare il lunario con la musica, cioè per farla proprio diventare una professione, non un hobby, ma proprio per farsi il culo, come si fa con tutti gli altri lavori, con tutti gli altri mestieri, se ti impegni. Quindi bisogna studiare, bisogna spenderci delle ore, del tempo, applicarsi e non continuamente chiacchierare, bisogna produrre, bisogna realizzare le cose e bisogna saper intrattenere le persone e farle stare attente. Quando io vado su un palco, non vola una mosca, tutti stanno a guardare me perché quello devono fare in quel momento. Io sono sul palco, mi sto esibendo, lo spettacolo, e io so come fare. Tutti gli altri chiacchierano, fanno i concerti allo stadio, non sanno niente di come si fanno gli spettacoli, però fanno 80.000 persone, se la tirano e magari mi insultano pure, no? Fanno le copertine dei giornali, fanno quelli che fanno le tournée allo stadio. Ma andassero a lavorare veramente, a fare il lavapiatti, ma proprio veramente, non sanno una. No, o quelli che dicono che io non pubblico, che io non so più scrivere, non hanno proprio capito un cazzo. Non hanno capito niente. Io sono un produttore di musica. Io di dischi come quelli di Ligabue ne posso fare 6 alla settimana. Se non li faccio è perché non mi interessa fare quei dischi. Sinceramente, no, fare i dischi. Qui sono tutti pieni di gente che fa i dischi. Devo fare il disco, devo fare il disco. Ma non si sono chiesti se la gente vuole quei dischi, se il mondo ha bisogno di quei dischi. Non hanno bisogno di quei dischi il mondo, sono loro che hanno bisogno di farli per mantenere i loro costi, per mantenere. Abbiamo un problemino, vediamo se si ricollega un attimo.
Eccoci, c'è stato un problema bene, tecnico. Bene, c'è stata una censura divina. C'è stata una censura divina. Ma ascoltami, ma mi racconti invece una cosa fotonica. Com'è che ti chiamava Franco Battiato? Morganetto, come che ti diceva? Marco? Ah no, ma sì, mi chiamava Marco, però in realtà ogni tanto... No, no. Era il Morganetto, top. Sì, Morganetto. Ma perché Cazzo. Pagani mi chiamava Morganello. E Pagani, Mauro Pagani. Certo. E Battiato Morganetto. Ma com'è quella storia quando ti chiamava sempre al telefono? Che tu, ciao Franco, lì. tante cose, quella famosa che raccontavi a Radio DJ della chiamata che tu lo imitavi tante volte il buon Battiato sulla voce del padrone che parlavate, e lui diceva non faccio qui mica musica al metro. Abbiamo ancora qualche problema, non capisco stasera come mai, abbiate pazienza, ma non si connette. Un attimo, scusatemi tantissimo, che stasera la connessione non tiene. Un attimo che vediamo di risolvere.
Eccoci tornati, c'è stato allora, il secondo taglio. Sì, perché l'alimentazione. Mi stavi dicendo, invece il discorso con Battiato, come che l'hai conosciuto tu, Marco Battiato? Comunque, Battiato l'ho conosciuto grazie a Filippo Destrieri. Che ho intervistato. Sì, che ci ha presentati al Teatro Donizetti di Bergamo. Certo. Una data del tour di Come un cammello e una grondaia. Ok, 91. Sì. Poi dopo già abbiamo rivisto nel 95 quando abbiamo fatto Primo Maggio insieme con il Blu Vertigo. Al Primo Maggio, un concertone. Allora lì abbiamo iniziato a frequentarci. Che ricordo hai di quel periodo, Marco? Deve essere stato bellissimo. Bellissimo. Camminavo a un metro e mezzo da terra, come dice la canzone del Blu Vertigo. La crisi. Era deve è stato il mio momento, è stato un momento di grande successo, ma soprattutto perché avevo 20 anni. È stata un'epoca per me magica, bellissima. Ma io comunque anche adesso sto bene. Ho sempre nella musica una grande senso di stare al mondo, cioè un motivo per stare al mondo, la musica. E ho successo in quello che faccio, sembra che sono cose talmente assurde che in realtà qualcuno che le prende c'è sempre, qualcuno che è attratto da questa mia, comunque continua a ricerca con questo mio non ripetermi, no? Ora uscirà un disco al 17 novembre. Ecco, ce ne puoi parlare, puoi spoilerare qualcosa? Sì, sì, il disco si chiama E quindi insomma ossia. Il disco che nasce dal mio libro di poesie, Parole da Morgan. Io in questi anni di non pubblicazione in realtà ho scritto tantissimo, no? Ho praticamente una quantità pari a 800 brani inediti, che sono raggruppati in varie, diciamo, varie entità chiamate album. Ad agosto, ad esempio, ho messo insieme definitivamente un album che si chiama Terminale. Allora, no, è che ha due titoli. In realtà sul titolo potrebbe essere Impellente Umano, è un titolo che non mi dispiace. E poi c'è anche Terminale Umano. No, Terminale Umano no, dai. No, ma... perché in realtà è un disco molto diverso da quelli, cioè sono pezzi molto minimalisti, per esempio. Ogni brano è come se fosse il terminale. Cioè terminale. Un po' la Brianino. No, finisce lì più che altro, termina. Non c'è niente oltre. Quindi è una specie di monade a quella unicità, quella finitezza, qui come se fosse compiuto. È tutto un insieme di questi pezzi che sono pezzi che hanno un grande vuoto. E, questo è d'agosto, un album di doppio, su 18 brani. Ma lo pubblica? Pubblicherò adesso, non lo so quando, però sicuramente pubblico invece un disco che contemporaneamente nasce l'anno scorso, l'estate scorsa è uscito Parole da Morgan, questo mio libro di poesia, sì, di cui Panella ha scritto bello un commento in versi per ogni mia poesia. Panella Pasquale. Certamente. Allora, quindi praticamente mi sono trovato in mano 60 testi di Pasquale Panella da musicare.
fondamentalmente, perché a parte li ho pubblicati nel libro. Allora ho organizzato una chat WhatsApp di 15 cantautori, tra cui Tricarico, Baccini, Caccamo, Luca Urbani, Avincola, De Rubertis, Lele Battista, Mao. Mao, grandioso. Allora, praticamente questi 15 cantautori ho messo a disposizione i pezzi di Panella. Ho messo a disposizione. È cominciato una specie di interplay. Contesa. Il contesto è questo, lo voglio io, lo voglio io, la 49 la faccio io, no, dammi la 54, è libera la 16, è libera. Allora ho detto, avete 3 giorni di tempo per scrivere, anche Fabio Cinti. Allora, avete 3 giorni di tempo per fare... Ah, Cinti, l'ho conosciuto, conosciuto. Per fare il pezzo. Dentro 3 giorni non fate la canzone, ritorna disponibile. Quindi c'è stato l'assalto alla dirigenza. E poi da questo progetto sono nate delle cose bellissime, perché lì ho conosciuto, per esempio, Anna Castiglia. A Vincola ha scritto il pezzo che adesso è uscito, Barry. È uscito il suo singolo, A Vincola, che ha il testo di Panella. E io ho fatto talmente tanti di quei pezzi in quel momento lì, che mi sono trovato in mano 17 canzoni col testo di Panella. Ho detto, vabbè, questo qua è un album. E quindi l'ho realizzato. Ed è la prima volta che... Quindi Panella non lo sapeva. Certo. Però poi quando gliel'ho detto, ha detto... Non sono d'accordo, quindi potete farlo. Beh, certo, se Panella non sono d'accordo. Ma quando è che lo presenti l'album? Il 17 novembre esce. Ma dove? Lo presenti in qualche tutti i migliori negozi, qualità, convenienza e cortesia, negozi semaforo. Ascolta, ma passi da Brescia, no? Sicuramente per andare a Venezia, sì. Vabbè. No, vabbè. Passerò da Brescia, non per caso, organizziamolo. Magari potresti. Caro mio, io te lo, cioè, ma qui alla Feltrinelli di Brescia non passi. Ma per caso no, non ci passa la Feltrinelli di Brescia, non c'è motivo per passare la Feltrinelli di Brescia. No, però se ci organizziamo, bello. Se ci organizziamo passo. Non per caso io. Però. Organizziamo. Non è che io a un certo punto così a caso mi trovo a Feltrinelli Brescia, non ho motivo, perché ce l'ho anche qua a Milano a Feltrinelli, se voglio comprarmi un libro. Però se passi da Brescia chiami il Pancera, che sono io. Pancera, Panceri invece è il nome del primo Gatto. Batterista di Blu Vertigo. No, Gatto, Stefano, il primo batterista di Blu Vertigo. Ah, prima del Sergione, prima del Sergione. Cioè, Stefano Panceri. Ah, no, ma veramente. Vabbè, senti, adesso ti saluto perché io sto mixando l'album. L'album è estremamente innovativo, okay. È molto diverso da tutto quello che ho fatto, ovviamente c'è tanta elettronica, è un disco però anche sinfonico, ma laddove la sinfonia è simulata nell'elettronica, a volte c'è un suono fortemente orchestrale, però sono archi midi. Io sono uno che ama molto programmare il MIDI simulando, e tu sei nato con l'Atari, usavi l'Atari, esatto. No, è la mia più divertente, la mia passione fare editing. È un disco dove tutte le voci sono spontaneamente fatte. Marco, ti interrompo i testi. Un attimo, perché qui ti rubo ancora 10 minuti, perché qui in parte nella chat c'è uno dei miei migliori amici, Stefano Rizzo, che lavora in una libreria di Brescia e mi ha detto che si può fare un'organizzazione per la presentazione. E magari, volentieri, guarda, allora ci organizziamo, noi abbiamo un numero di telefono, ci mettiamo d'accordo con tutta la promozione che spero di poter fare di questo album e incastriamo un appuntamento a Brescia sicuramente. Sì, però Marco, cioè, se il tuo album esce il 17 di novembre, io non so che appuntamenti hai per l'Italia. C'hai già degli appuntamenti? Non credo. O tutto vago? Sto ancora mixandolo il disco. Dai, ti disturbo ancora dai 10 minuti, perché mi farebbe... Hai delle domande di qualcuno? Ci sono delle domande di qualcuno? Sì, mi chiedono. Ci sono molte registrazioni di Battiato rimaste inedite. Pensi che una pubblicazione ragionata di questo materiale sia fattibile o no, pur non avendo il benestare
di Battiato, che non c'è più purtroppo. Allora, il benestare di Battiato non c'è da tanti anni, sinceramente, per cui il benestare di Battiato manca da quando, forse dal 2015 che manca il benestare di Battiato, tutto quello che è stato fatto. Per cui Franco lavorava con il computer, lavorava col computer, era anche lui appassionato di programmazione MIDI. Quando io ho lavorato con lui, ho capito molto bene come lavorava. Quando appena è morto, io ho parlato in un'intervista con Red Ronnie della gestione di tutto il materiale che lui ha lasciato. E mi è stato subito comunicato, per tempo, da qualcuno, non voglio fare il nome, ma della certo. Cerchia di Battiato, no. Mi ha assicurato che non c'è nessun tipo di materiale, che Battiato non lascia niente. A me sembra un po' strano. Anche a me molto. Ecco, anche a me molto. Perché quando uno lavora col computer, scrive una cosa, magari fa una bozza, fa una roba, cioè sviluppa una, l'altra la lascia là, cioè è normale, no? E invece no, pare che Battiato non ha lasciato niente. Ma la cosa sorprendente è quanto ci tenessero a farmelo sapere il giorno dopo. Come dire? Strano. A bloccare subito questa... Che non ti venga in mente! In fondo non sono mai stato coinvolto... Non sono mai stato contattato per fare nulla che riguardasse Battiato, se non a livello quasi d'ufficio, no? Perché mi ricordo quando c'è stato quel bellissimo concerto a Verona, meraviglioso concerto, organizzato molto bene, chissà perché in televisione l'ha fatto questo piffero, com'è che si chiamava Piff? Piff. Perché? Cioè, quando io sono uno che in televisione ci sa stare e che conosce molto meglio di Piff Battiato, come mai non hanno chiesto a me di farlo? E ci saranno tantissime altre cose in cui io non c'entro nulla e poi ci saltano fuori vari scanzi o vari Travaglio. Se sapeste quello che diceva Battiato di Travaglio, farebbe meno il galletto questo Travaglio. Ma no, ma sicuramente Travaglio, perché è un Travaglio lui anche. No, ma sai che Battiato non è che avesse grande stima. Questo magico, Anzi. No, che adesso fanno quelli che Battiato. Ci capiscono niente in Battiato. Non ci capiscono niente, non sanno assolutamente captare qual è, come dire, l'essenza che fa distinguere Battiato da tutto il resto dei cantanti, dei musicisti, da cosa. Vediamo se lo sanno esprimere a parole. No. Non sanno, per esempio, le armonie e Battiato come armonizzava. Non saprebbero... Perché poi devono pensare di gestire l'eredità di Battiato? Perché sono delle persone che vogliono apparire, vogliono mettersi la medaglia. Ma con Battiato c'entrano poco. Invece io che Battiato lo conosco molto bene dal punto di vista musicale. Caspita. Che c'è stata una grande intesa tra noi. Musicale però, Non sto parlando di altre cazzate. Musicale. Vuol dire che quando io e Battiato parlavamo, discutevamo su una settima minore o su un suono, se bisognava farlo con il filtro o no. Cioè, quelli sui nostri discorsi, noi non parlavamo di altro. Della musica, di come era mixato quel determinato brano di Bowie, della cassa del pezzo dei Pink Floyd che va contro il basso, cioè quelli sono i discorsi che facevo con me, perché io so quello che dico quando parlo della musica di Battiato. Certamente. E quindi non c'è nessun altro che la conosce bene come me. I suoi musicisti, sì, certo. Carlo Guaitoli è un pianista che conosce molto bene. Certo. Battiato ha lavorato tanto con Guaitoli. Ecco, se Guaitoli producesse un disco di inediti di Battiato, io mi fiderei. Ce ne sono tanti, però fondamentalmente vedo che l'assalto alla diligenza c'è da parte di chi ha avuto una conoscenza di Franco non musicale. E ognuno pensa di avere la migliore conoscenza, cioè ognuno pensa di essere il privilegiato, no? Ah, io sono veramente amico di Battiato. Io Battiato non lo frequentavo da almeno 10 anni, quando è morto. No, da 10 no, forse meno. Non ci frequentavamo più, non ci eravamo più. Tant'è che quando lo chiamai al tempo del 2015, al tempo che facevo Amici, il 2016, io chiamai Battiato
per invitarlo ad amici. E lui però stava già male. Infatti era il periodo che non rispondeva, cioè rispondeva al telefono ma non parlava. E l'ho chiamato dopo 2 minuti di silenzio. Ha detto: chi è? Ha detto: sono Morgan. Fa: ah, Morgan, tu sei ancora in giro? Ma guarda che ti diceva anche, ricordandolo, bello, perché c'è un ADJ che chiama Italia che aveva detto che non faceva. No, ma una volta eravamo. Non faccio musica al metro io. Sì, ma quando siamo a un certo punto una trasmissione in Rai era, lui era al telefono, io ero una trasmissione radiofonica, okay. Lui era al telefono e disse: vabbè, io e Morgan ci conosciamo da almeno 40 anni, cioè notare che io ne avevo 30, tipo. Un po' dura. Ci conosciamo da almeno 40 anni, ha detto. No, ma poi anche una cosa quando ti salutava, sì, ciao Franco, che tu dici ciao Franco, sì, care cose, ciao. No, e quando gli ho detto ciao Franco, un abbraccio, ma anche io. che idolo. Ma poi, quando a un certo punto l'ho invitato per fare il bootcamp di X Factor, questo ti ricordo forse, no, era prima del 2016, stava ancora bene, non era ancora malato. Per me era 2009-2010. Dopo, in un'edizione, era già Sky, l'ho invitato per il bootcamp e gli ho detto così, era in una riunione con tutti gli autori, adesso lo chiamo e glielo chiedo, okay? Viva voce. Dico: Franco, allora noi vorremmo andare a Vienna il 18 luglio per fare il bootcamp di X Factor. Saresti con me? Vediamo questi cantanti, andiamo a Vienna, no? Ti piace l'idea? Beh, fatemi sapere allora, eh? Ciao. E ha messo giù. Fatemi sapere. E io ho detto: avete sentito tutti? Avete sentito? Diciate che poi sono stato io che non sono riuscito. Ma poi, ho detto: ma poi... 18 luglio vogliamo, fatemi sapere. Ho detto. Ma venne lui, venne poi sì. Venne Finardi, venne Finardi. Ah, non venne il Battiato, non è mai venuto. E no, ha detto: fatemi sapere, io gliel'avevo già fatto sapere. Era un modo. Poi quando abbiamo fatto il Blu Vertigo nel 2016, sì. A Sanremo, semplicemente, volevamo fare ospite Franco e Carla. E fare chanson egocentric nelle cover, certo. Alice, no? Chiamo Franco e mi dice: senti, ma è vero che questo Carlo Conti è tecnicamente impreparato? Gli ho detto: ma perché a te che cazzo se ne frega di Carlo Conti? Scusa. Non sai, appunto, no. E poi dopo, se sai, dopo non funzionano i cavi. No, lì già stava sbroccando, però. E poi dopo, sai, preferisco di no, perché poi sai, i suoni non funzionano e queste incompetenze io non le tollero. Cazzo. Vabbè, dai, ma guarda che non c'entra niente. Cosa c'entra Carlo Conti? Ma questo mi hanno detto che è incompetente. Cioè, lui non capiva che magari Carlo Conti, cioè, ma poi dopo tu ci hai passato anche gli anni più belli, perché andare, ma perché questo è un Battiato non lucido, il Battiato lucido era strepitoso, la persona più intelligente del mondo, la persona più intelligente del mondo, era la persona più docile, sensibile e ricordo. Penso, no, che pensa Marco, che io a 16 anni lo conobbi a Brescia, era la tournée di Ferro Battuto, bellissimo album. Sì, c'era dentro anche un pezzo che lui aveva scritto per me, Personalità empirica, lui, certo, l'aveva scritto per me nel 2000, perché io andassi a Sanremo, e me l'ha fatto avere cantato da Yuri Kamisaska, Personalità empirica, io ce l'ho il provino, so che poi io sono andato con l'Assenzio, con il Blu Vertigo, e lui aveva scritto, e firmare. Aveva scritto Personalità empirica, però non mi era piaciuto, poi l'ha messo in Ferro Battuto. Battuto, Battiato, pensa che io gli ho fatto firmare. Una volta è già pronto? Sono abbattiato, ha detto.
No, ma era così simpatico perché infatti anche io quando gli feci Era firmare, simpaticissimo. quando gli feci firmare, io un sedicenne molto coraggioso andai e dissi: Maestro, mi può firmare Fetus, Pollution, Mademoiselle, Les Gladiator? E lui mi disse: Ma ti piace questa roba? Ho detto: Moltissimo, a me no. Certo, infatti sai, detestava le cose che Va lei che aveva benissimo, ho fatto. detto: Maestro, ma lui mi dice: Ma no, perché non so fare quell'accento? Mi dice: Ma ci capisci qualcosa tu? E io ho detto: Io penso che Mademoiselle, Les Gladiator, e avevo 16 anni, ho detto: È un'opera d'arte. Me lo ha Se lo detto, dici tu, se penso lo che dici tu. quando, sì, ma lui diceva, penso che quando sono andato in Arabia Saudita avevo in quel momento, c'era uno stadio pieno. Completamente, e io avevo la malinconia di fare le canzoni con il volume, partivo da zero e piano piano alzavo il volume, no? Piano piano avevo chiuso gli occhi, ho iniziato, no? Col mio sintetizzatore, alzo gli occhi, non c'è più nessuno. Beh, era lo stadio pieno, non c'è più nessuno, sai che bello, È no? vero, perché Bellissimo. lui è stato il primo ad usare il VCS3 e la KS, caspita. Ma Era poi un lui li super. regalava a tutti, cioè lui c'aveva il Lo so, VCS3 che Pinaxa, lo so. ma anche a me l'ha regalato, lui regalava a tutti, lui Tutto regalava. regalava a tutti, lui infatti a un certo punto io e Pinaxi ci siamo trovati a dire ma allora di chi cazzo è questo VCS? Perché lui gli dicevi, bastarda zanzara, gli dicevi, cazzo che bello quel quadro, ti piace? Sì, è tuo, è Madonna. tuo. Infatti sono stato, eravamo a casa sua a Milo con Asia. Lei ha detto, ah, che bello quel quadro, ah, ti piace, è tuo? E infatti gliel'ha dato, gliel'ha tolto, gliel'ha dato e Asia se l'è portata a casa. Ma tu che sintetizzatore ti aveva regalato? VCS3. Caspita, ma che fine ha fatto? Ce l'hai ancora? No, non l'ho mai avuto perché lui ha detto te lo regalo, poi ha detto anche a Pinaxa te lo regalo. Però io ho il Bass Rhodes di Messina. Certo. Che anche quello ha appartenuto, mi sa, Battiato, il Bass Rhodes. Certo, il Fender, quello di Ray Manzarek. Quello lì con cui ho fatto The Baby, le canzoni Certo. dell'appartamento, quello lì. Certo. Senti, ti saluto. Ascoltami, allora per Brescia ci organizziamo, dai, perché ci Sì, tengo. capiterò a Brescia per caso alla Feltrinelli. Un giorno sono per caso alla Feltrinelli e presento il disco, per caso. E cosa dici? Chiamo. Ma ascoltami, dai, Dico no? pancera, Il mio dico. amico, la pancera, mi conosco tutti. Ascoltami, se si organizza, però vieni. No, se si organizza non vengo. Io vengo solo se non si organizza. Dai, non prendimi per il sedere, Dai, vieni. Ci scherzo. sentiamo, ti ringrazio, Marco. Ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno ascoltato questo delirio Ascoltatori che ci hanno ascoltato. e invece i visitatori che ci hanno visitato e i guardatori che ci hanno guardato. E i pazienti che hanno pazientato. No, che ci hanno impazzato, che ci hanno, i pazienti che ci hanno pazientato e i ministri che ci hanno minato. Lascio andare perché stai andando giù di testa e devi anche mixare dopo, I perdi testoni che la ci hanno concentrazione. testato, allora, anche i testardi che ci hanno testardato, i coglioni che Però ci hanno coglio. inculato, coglionato. Ma ascolta, quando vieni a Brescia però una E coppia mi i paga bresciani che ci autografo. hanno bresciato. Ascolta, se vieni a Brescia, copia firmata, me ne regali una, sì. Mi si è bloccato su questo. Eh no, ero fintamente frizzato. Ah! No, Va mi auguro che mi regali una copia, dai, sì. Esattamente. bene, non ridere. C'è anche la moglie del mio amico che è una grande fotografa, quindi se vieni a Brescia sei perfetto. Cos'è? Va bene, Sono ok. le pose plastiche. Stai facendo il No, sono finto. frizzato. No, ascoltami veramente, perché guarda che. Ti aspettiamo. Guarda, allora ti leggo un messaggio e poi ti lascio andare gentilmente. Aspetta un attimo, per favore, poi ti lascio andare. Faccio anche da PR. Se una casa anche discografica, siccome sono rimasto senza lavoro, mi volete assumere, io lavoro anche. Mi dice il mio carissimo amico Stefano Rizzo, che è qui con noi. Allora, c'è la possibilità, sì, di fare una presentazione in un teatro, Teatro Dermat, a Va Brescia. bene, poi Molto bello. parleremo con i parlatori.
Parlerò con te. Parlerai con me, che ti darò il numero di telefono, perché io non organizzo queste cose. Io mi limito a scrivere i brani e a cantarli. A pensare, se dovessi fare anche il lavoro di organizzazione, impazzisco. No, scleri. Sono pazzo. No, allora, mi passerai il tuo manager. Va bene. Ci tengo che vieni, dai. Così vediamo. Dai, anche io ci tengo anche perché io. Perché il mio amico, poi ci sarebbe il post serata, che è in un locale molto bello di Brescia, che si chiama... Bene, allora poi dopo veniamo a divertirci. La Riserva del Grande, è dietro il Teatro Grande di Brescia, un bellissimo locale, e questo nostro amico fa dei cocktail favolosi, tutti strani. Perfetto, even in my cocktail allora. Ecco, even in my cocktail. Io ti saluto. Ciao ragazzi, ciao. Buonanotte, ciao. Buonanotte, alla prossima, quando vuoi ci colleghiamo. Ci sentiamo noi però, perché io ti organizzo, vieni, grazie. Va bene, grande, ciao, un abbraccio Marco. A tutti. Buonanotte. Ciao.